Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Capite quello che ho fatto per voi, ha detto Gesù agli apostoli. E ce lo ripete oggi a tutti quanti. Siamo così queste riflessioni. Capite quello che io ho fatto per voi? Non solo nel gesto che diciamo attrae un pochino anche un po' l'attenzione nostra, no? Anche quando diventa un gesto liturgico che segue l'omelia, no? Perché noi siamo sempre attratti dalle cose un po' particolari, un po' folcloristiche, diciamo così. Ma capite anche tutto quello a cui Gesù allude e quello che ha fatto oggi. Vedete, San Pietro non si voleva far lavare, cosa gli ha detto Gesù? Quello che io faccio adesso non lo capisci, lo capirai dopo. Quando è che San Pietro doveva capire il significato del gesto che ha fatto Gesù? Quando, secondo voi? Il giorno dopo, perché cosa è più umiliante, che Gesù ti lava i piedi con un po' d'acqua o che ti lava tutto il corpo col sangue versato fino all'ultima goccia, con una morte che era riservata a chi? Agli schiavi e agli umiliores, dicevano i romani. E lavare i piedi, discutevano i rabbini se era una cosa che uno schiavo potesse o non fare. Qualcuno diceva no, perché è un'umiliazione troppo grande. Allora capite, cioè, dentro questo gesto, nel Vangelo di San Giovanni, questo gesto sostituisce il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, che è la festeggiata di questa sera, adesso ne parleremo, no? Ma capite quello qui dentro, c'è tutto. Poi ci torneremo alla conclusione delle riflessioni su questo gesto e anche sul significato, no? Perché Gesù ha detto questo dovete farlo gli uni gli altri. Immaginate che forse sarebbe bello ma troppo complicato, no? Perché sì, il sacerdote fa questo gesto, ma questo dovreste farlo anche voi, eh? Sarebbe fortemente istruttivo, ma non tanto per il gesto in sé, quanto per quello che significa. Forse è meglio anticipare. Che significa fare questo gesto nei confronti del prossimo? Capite? Cosa ha fatto Gesù nei nostri confronti? Cioè, proviamo a immaginare Gesù ai piedi di Giuda. Questa è una scena da contemplare. Lui lo sapeva dove stava. Perché gli ha fatto questo gesto a Giuda? Lo stava supplicando in ginocchio. Non vorrei fare riferimenti scontati, capito? Penso che chi è intelligente ci arriva subito. Lo stava supplicando in ginocchio di farsi salvare l'anima, di non andarsene all'inferno. Dice, ti supplico in ginocchio, lavandoti i piedi, quindi mi umilio e mi metto ai tuoi piedi chiedendoti questa grazia, come se fosse una grazia, capito? Cioè, che tu ti fai salvare l'anima e mi devi fare questa grazia. Cioè, chi fa questo gesto è Dio fatto che... Cioè, Dio non c'ha bisogno di niente di nessuno, capite? Allora, come sono i nostri rapporti nei confronti del prossimo? Non si tratta di fare retorica, perché tu dici, dobbiamo lavarci bene gli uni gli altri. Allora, cominciamo ad avere un pochino, ma questo, se ce lo mettessimo in programma da adesso alla prossima Pasqua, da adesso alla prossima Pasqua io non mancherò di rispetto a nessuno, per nessun motivo, né con parole, né con sguardi, né con gesti, mai. Bandisco il mancare di rispetto al prossimo. Andiamo a vedere, il mondo diventerebbe una cosa meravigliosa, bellissima. Basterebbe solo questo. Poi figuriamoci se poi ci aggiungo. Non basta che non manco di rispetto, lo tratto bene. Non basta che lo tratto bene, lo tratto dolcemente. Sono cordiale, sono affabile, mi interesso delle sue cose, gli perdono le debolezze, le miserie. Dobbiamo lavarci per i più miliardi, questo è il top, cominciamo dal, capite? Ma dentro questo gesto vedete che il più comprende il meno, non se ne può più di come ci si tratta gli uni con gli altri, eh. Non solo nelle piazze dei paesi, ma anche nelle piazze, io guardate, più passa il tempo, sono disgustato di tante cose che si sentono e si vedono in giro nei media e nei social network, che io purtroppo frequento. Non si possono proprio sentire più alcune cose, capite? Cioè, spero insomma che molti fedeli che partecipino a questo, che vedono che partecipano a questo gesto, comprendano alcune cose. Non possiamo trattare il prossimo malamente, non siamo discepoli di Gesù, capite? Subito dopo questo gesto, Gesù ha dato il comando.
comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, ma come ci ha amato Gesù? Lo vedremo domani come ci ha amato Gesù, capite? Si è fatto ammazzare, Gesù non ha avuto una parola di offesa verso, neanche verso quei manicotti, quei delinquenti, quei farabutti, quella gente senza cuore che lo ha massacrato. La sera durante l'ora invito, insomma, avevo modo, insomma, di contemplarlo un pochino di cose. E noi non siamo più grandi di voi. Se voi mi chiamate Maestro Signore, fate bene perché io lo sono, e voi non siete più grandi di me. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, dice sempre Papa Francesco, noi non siamo più grandi di Gesù. Quindi Gesù ha fatto queste cose, ma vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Bene, oggi è la festa dell'Eucaristia, immaginiamo, proviamo a vedere l'Eucaristia sotto questo punto di vista. Gesù ha fatto il miracolo più grande che possa concepirsi a mente umana, cioè nell'ultima cena ha anticipato quello che succede. Domani la messa non si celebra, sapete, no? Domani c'è una funzione che non è una messa, lo sapete perché? Perché domani è il giorno in cui sarà celebrata l'unica messa, perché di messa, audite e audite, una ce n'è, non ce ne sono altre. La messa è la passione e la morte in croce di Gesù. L'ultima cena Gesù l'ha anticipato consacrando pane e vino. Le messe celebrate dopo il Venerdì Santo, come dire, attualizzano nel tempo e nella storia quello stesso ed unico sacrificio, ma veramente, capite, non come scherzo. Poi Gesù non si umilia nella messa, urca. Quanta gente tra i battezzati vive come se la messa non esistesse. Non è un'umiliazione, secondo voi? Cioè, io mi invento una cosa di questo genere dopo aver versato fino all'ultima goccia di sangue per te, e tu proprio manco a Natale a Pasqua, perché adesso stiamo in capo, qualcuno manco a Natale a Pasqua. Zero su, non è un'umiliazione. La Santa Comunione, Gesù che entra nel nostro cuore, e quanta gente magari resta 10-20 anni senza farsi la comunione, oppure oggi c'è un'altra brutta moda, si parte per fare la comunione, ci si confessa da mesi, da anni, capite? Quindi si fa la comunione che non si dovrebbe fare, perché per ricevere l'Eucaristia la nostra anima deve essere pulita, e non è un'umiliazione, cioè per Gesù entrare in un'anima indisposta a riceverlo, pur che sia un'umiliazione. Poi, terminata questa Santa Messa, noi adoreremo l'Eucaristia e la riporremo nell'altare della Redenzione, perché quest'anno, questa notte fino a domani inizia un tempo lungo di adorazione, perché è il terzo aspetto dell'Eucaristia, nell'Eucaristia Gesù rimane sempre con noi. Quante volte, chiediamocelo anche noi, abbiamo passato un po' di tempo della nostra vita davanti a Gesù Eucaristico, ad adorarlo un po'? Diciamo un pochino peggio, perché purtroppo questa Chiesa si presta a queste cose perché è una Chiesa d'arte. Dov'è oggi il rispetto dovuto alla presenza reale di Gesù nei tabernacoli? Questi giorni che ricominciano le scolaresche, io sto confessando in sacrestia la mattina, ogni tanto mi tocca uscire a dire, cioè, ma perché non si avete questa idea di Gesù? Cioè, mancano, capite? Non c'è da prendersela con i ragazzini, perdonatemi, ma più con le maestre, insomma, e con i professori, perché bisognerebbe istruire i ragazzini prima di andare in chiesa, ma a livelli proprio inimmaginabili, capite? E non è un'umiliazione questa per nostro Signore sta lì, capite? Cioè, uno quando entra in chiesa dovrebbe veramente avere coscienza che sta al cospetto di Dio, ma c'è questo oggi? Quindi, capite il legame della lavanda dei piedi con l'Eucaristia? L'ultimo aspetto di questa celebrazione è l'istituzione del sacerdozio. Gesù ha detto fate questo in memoria di me, e con quelle parole ha ordinato i vescovi, gli apostoli, tutti e 12, pure Giuda, presenti nell'altare. Quindi Giuda, diventato vescovo, e immediatamente ha fatto quello che tutti quanti sappiamo che ha fatto. Allora, il sacerdozio, è difficile parlare in questi tempi del sacerdozio ministerale, perché un conto è il dono del sacerdozio, un conto sono i portatori del dono del sacerdozio, che non sempre sono all'altezza, ma il sacerdozio è il dono più sublime che il Signore abbia fatto un essere umano. Io personalmente dico sempre a tutti, e lo ripeto, io, superbia, poi mi confesso, sono l'uomo più felice dell'universo intero, ma lo dico veramente, non ci sono parole per ringraziare il Signore di un dono come
questo. Tutti dovremmo essere felici del dono dei sacerdoti, perché i sacerdoti hanno a Dio il compito di amministrarci i mezzi di grazia, i sacramenti soprattutto, perché, e di predicarci il Vangelo. Non so, però occorre pregare per i sacerdoti, perché tra i tanti aspetti critici e di crisi di questi tempi difficili che stiamo vivendo, è inutile dire, e lo sappiamo tutti quanti, che ci sono dei problemi inerenti purtroppo ad alcuni sacerdoti. Anche qui lo stile cristiano non è quello di metterci carichi da 90, perché tanto già lo sappiamo che ci sono dei problemi, ma è farsi carico di questi problemi bussando alla porta del cuore di Gesù, perché converta, perché scuota, perché rinnovi, perché faccia fare penitenza e suscidi conversione nei casi, per la verità, non poco numerosi in cui questo è opportuno e necessario. Questa è l'unica cosa da fare, però vi raccomando, distinguiamo sempre, capire come la Chiesa va distinta dai membri di essa, che i membri di essa possono essere indegni, ma la Chiesa è santa, così il sacerdozio va sempre distinto dai membri e dalle persone che ne sono insignite, perché quelli possono essere non all'altezza, ma il sacerdozio in quanto tale è un dono sgorgato dal cuore di Gesù e deve avere da parte nostra tutta la venerazione possibile e immaginabile, anche quando ne è portatore un soggetto indegno, come faceva San Francesco. Tante volte, quando gli portava un prete indegno di questo nome, San Francesco diceva: io non voglio sapere niente, io so che questo, quando sarà all'altare, mi dà il nostro Signore, per me questo basta e avanza, il resto se la vedrà lui con il Padre Eterno. Ah, se imparassimo a fare così, perché oggi ce n'è per tutti, sparlamenti di preti degno indegni, di vescovi, di cardinali, di papi, si sparla di tutti, molte volte a vanvera, d'accordo? Ma i ministri del Signore, questo lo dico, li giudica il Signore, non vuole che siano giudicati da nessuno, anche quando sono palesemente insufficienti. Sarebbe molto 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 una cosa molto opportuna di dire: bene, stranezze che si vedono, se la vedrà con il Signore, a me mi basta che mi dà quello che mi deve dare e il resto lasciamo giudicare al nostro Signore. In questo si guadagna in santità, in salute del fegato, soprattutto perché non si fa sempre fegato grosso e amaro, ci si risparmiano un sacco di peccati, di ira, di chiacchiere, di maldicenze, eccetera. Bene, ci raccogliamo un attimo in questo giorno, comincia il tempo più santo dell'anno, chiediamo al Signore che ce lo faccia vedere bene, che possiamo trarne al massimo tutti quanti gli abbondanti frutti di santificazione che in questi giorni si possono e si devono, per quanto possiamo, attingere e raccogliere. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.